Ciao a tutte e a tutti. Oggi, come promesso e come più di qualcuno mi ha richiesto tramite Instagram e Facebook, vi mostrerò come costruire questi pompon recuperando la carta delle uova di Pasqua. Ci serviranno la carta delle uova di Pasqua, delle forbici e dello scotch. Come prima cosa dobbiamo scegliere la fantasia. Magari possiamo scegliere qualcosa che sia in contrasto con la parte argentata sottostante. Io ho scelto un blu notte con tutte queste bellissime stelline brillantini. Allora, l'altezza bisogna fare di 40, ok? Per cui questa parte qui deve essere 40 cm, la lunghezza invece non importa, è a piacere. E da questi 40 cm, giro la carta così ci vedo meglio, ci segniamo 20 cm circa. Ok, lo facciamo anche dall'altra parte e poi tiriamo una linea. Questo adesso ci servirà come riferimento per poter tagliare i pezzettini. Per tutta la parte lunga taglieremo delle striscioline di circa 1,5 cm. 2 cm ci fermeremo fino alla linea che abbiamo segnato di 20 cm. A questo punto, dopo aver tagliato i 20 cm, ci ritroviamo con un foglio così. Okay, per cui questo misura 40, come vi dicevo, 90 di lunghezza, e a 20 cm ci siamo fermati per tagliare appunto queste striscioline. Adesso dobbiamo creare il pompon vero e proprio. Perciò cominciamo dalla parte intera e cominciamo a girare su se stessa la parte sottostante, la parte non tagliata. Facciamo così fino alla fine, magari ci prepariamo già dei pezzetti di scotch in modo da riuscire poi agevolmente a chiudere il tutto. Ecco qui, chiudiamo con un pezzetto di scotch, anzi due, ancora meglio, anche uno in prossimità delle striscioline. E a questo punto giriamo tutti i nostri fiocchettini. Se poi qualcuno dovesse togliersi, ecco, questo non è importante, tanto, ce ne sono talmente tanti che anche se ce n'è uno in meno non se ne accorge nessuno. Questo tipo di pompon lo possiamo creare per i nostri bambini, per le nostre bambine, anche del nido, come vi dicevo, perché comunque questi colori molto sgargianti, molto luminosi, sono molto affascinanti, molto accattivanti per i bambini. Mi raccomando, sempre attenzione, perché se si tolgono queste striscioline possono essere pericolose, se ingoiate, perciò, come tutte le volte vi dico, attenzione sempre ai bambini e alle bambine, per metterli in sicurezza, ma per farli anche divertire contemporaneamente. Si possono creare per delle feste di compleanno, per delle feste di classe, oppure anche per degli spettacoli, perché no? Quando ero più piccola facevo parte di un coro e per creare delle piccole coreografie sotto i riflettori usavamo queste. Vi posso assicurare che l'effetto era wow, straordinario. Ed ora vi faccio anche vedere come poter costruire i festoni recuperando le carte delle uova di Pasqua. Come prima cosa recuperiamo della carta delle uova di Pasqua, magari di fantasie diverse, così il festone verrà ancora più bello e colorato. Altezza 20 cm e poi tagliamo delle striscioline più o meno larghe e alte uguali a quelle dei pompon di prima. Perciò cominciamo il lavoro. Eccoci qui. Abbiamo tagliato un bel po' di striscioline di vari tipi di fantasie. Adesso cominciamo a creare la vera catenella e creare così il festone. Perciò uniamo queste due parti e mettiamo dello scotch. Poi ne prendiamo un altro, magari di colore diverso, e facciamo la stessa cosa. Prendiamo questo, lo mettiamo all'interno e lo chiudiamo così. E mettiamo un altro pezzo di scotch. E andiamo avanti così, finché otteniamo la lunghezza desiderata. Come vedete, sto ultimando il mio festone a catenelle. Ecco, questa è un'attività che possiamo proporre ai bambini e alle bambine appena hanno un certo tipo di competenza con le forbici, in modo da creare appunto queste striscioline e poi anche chiudere gli anelli in modo da creare questa catena. Possiamo creare questo festone per una festa di compleanno, per una festa di classe, oppure creare proprio un momento speciale. Ogni giorno è perfetto per creare dei momenti speciali. E in compagnia dei miei pompon super luccicosi e luccicanti e il mio festone, vi saluto e alla prossima. Ciao!